Buongiorno, benvenuti sul mio canale Anna Vanilla Sky. Eccoci qui anche oggi con un nuovo video. Grazie a tutti coloro che si sono iscritti, che si stanno iscrivendo, continuate a farlo. Ed oggi voglio parlarvi di un grande tema, un temone, che è quello dell'Inquisizione. Il termine inquisizione deriva dal verbo latino inquirere, che significa indagare, ricercare, e gli storici classificano, suddividono tre grandi periodi dell'esistenza dell'inquisizione. Abbiamo innanzitutto un'inquisizione medievale, abbiamo l'inquisizione spagnola e poi abbiamo l'inquisizione romana o la santa inquisizione. Quindi quando si parla di santa inquisizione, di sant'ufficio, ci si riferisce all'inquisizione romana. Ma andiamo con ordine e partiamo dall'inquisizione medievale che nasce nel 1184 durante il Concilio di Verona grazie all'accordo tra Papa Lucio III e l'imperatore Federico Barbarossa. Questa istituzione poi verrà utilizzata e verrà anche perfezionata da altri papi, come Papa Innocenzo III, ad esempio. E l'Inquisizione medievale nasce per combattere dei movimenti religiosi che erano sorti che erano contrari alla dottrina religiosa cattolica, soprattutto il movimento ereticale dei Catari, che era molto attivo nella Francia meridionale e nell'Italia settentrionale. E questi Catari pensavano che il mondo fosse male, governato dagli uomini, mentre le cose, tutto il bene era riposto in Dio. Quindi c'era una netta suddivisione tra mondo e dimensione celeste. Nei loro riti non volevano utilizzare dei prodotti che provenissero dal mondo e nemmeno alimenti che provenissero dall'unione sessuale, ad esempio, degli animali. E inoltre non credevano nell'incarnazione di Cristo, quindi soprattutto su quest'ultimo punto che la Chiesa si scaglierà contro di loro. E difatti l'Inquisizione medievale stabiliva il principio che si poteva formulare un'accusa contro una persona anche senza l'esistenza di testimoni attendibili. Questo è un grande cambiamento rispetto ai processi che erano stati fatti fino ad allora seguendo il normale diritto romano. E il termine inquisizione venne utilizzato ufficialmente per la prima volta durante il Concilio di Tolosa del 1229. Nel 1252, attraverso la bolla papale ad extirpanda, cioè che si deve estirpare, da estirpare, con un accento d'obbligo proprio, di imperativo, venne promulgato l'uso della tortura. Per la prima volta venne ufficializzato l'uso, permesso, concesso l'uso della tortura, in quanto l'accusato non doveva dichiarare la propria colpevolezza solamente dinanzi all'autorità religiosa, ma anche dinanzi a una autorità civile, in maniera poi da indicare anche altri complici. E l'uso della tortura venne ammesso anche perché molti inquisitori venivano uccisi da coloro che erano stati accusati. L'Inquisizione medievale va dal 1184 fino circa la metà del 1300, quindi fino al 1350. Gli inquisitori erano scelti, nominati direttamente dal Papa e scelti tra l'ordine dei frati domenicani, i quali erano molto preparati teologicamente e la loro predicazione avveniva, si svolgeva soprattutto nelle città, dove anche si svolgeva la predicazione dei movimenti ereticali. E nel 1289 l'Inquisizione venne utilizzata anche a Venezia. A Venezia però c'era il Doge, quindi era il Doge che poteva intervenire negli affari dell'Inquisizione. Gli inquisitori sì, erano scelti dal Papa, ma dovevano giurare fedeltà al Doge. Venezia, il Tribunale di Venezia, utilizzava una specie di fondo in cui venivano confiscati i beni delle persone accusate e attraverso questo fondo poi si sostenevano le
le spese del tribunale stesso, ma anche le paghe degli inquisitori. Quindi, quando si cominciò a non accumulare più i beni delle persone accusate, e quindi gli inquisitori cominciarono a non percepire più il loro stipendio, caddero clamorosamente i numeri dei processi dell'Inquisizione di Venezia, salvo poi riprendere nel 1530 per la battaglia contro la riforma protestante. E i casi di pena capitale a Venezia non furono molti. Si dice sono attestati solamente 18 pene capitali per 1560 processi documentati, ed inoltre le pene capitali a Venezia erano tenute abbastanza nascoste, perché Venezia, essendo che commerciava con mezzo mondo, voleva continuare a mantenere una buona nomea per favorire i suoi traffici economici. Quindi i condannati a morte morivano prevalentemente per annegamento a Venezia, e venivano portati via all'alba e portati sull'Adriatico, e alla presenza di un sacerdote che pregava per la loro anima, venivano gettati nell'Adriatico con un sasso, in maniera che non potessero più sopravvivere. E con Papa Giovanni XXII, però, si insinua all'interno dell'Inquisizione medievale anche la lotta contro la stregoneria, che poi procede nel corso dei secoli, perché l'attività di questo papa si svolge nella prima metà del 1300 fino al 1330 circa, e invece la lotta contro le streghe dell'Inquisizione procede anche nel corso del 1400, soprattutto con la promulgazione, con la scrittura di due grandi testi fondamentali per la lotta contro le streghe. Il primo è il Formicarius, che è stato scritto dal teologo domenicano Nider del 1430, che fornisce delle direttive molto importanti per appunto la lotta contro le streghe, per la lotta contro i demoni in generale. E avrà molto successo questo Formicarius, e per la prima volta viene ufficializzato il fatto che le streghe hanno incontri sessuali con il diavolo. L'altro grande testo è il Malleus Maleficarum, il martello delle streghe, scritto dai due inquisitori domenicani, Cramer e Springer, i quali scrivono tutte le regole per riconoscere una strega e soprattutto per combatterla. E questo libro anche ottenne ancora più successo del Formicarius, perché venne stampato per la prima volta nel 1486, e fino al 1669 è stato pubblicato, ristampato 34 volte. Quindi ha avuto proprio successo. Le vittime della lotta alla stregoneria furono per l'80% donne. A Roma non ci fu nessuna condanna a capitale, e il numero però esatto delle vittime è molto difficile da sapere, perché spesso i registri venivano bruciati. Ma nel 2004 la Chiesa ha pubblicato un libro, L'Inquisizione, in cui su 100.000 processi dà delle cifre reali di condanne capitali che sarebbero avvenute, parlando di 4 condanne capitali in Portogallo, 59 in Spagna e 36 in Italia. Però è la Chiesa che ha scritto questo libro, utilizzando dei registri suoi ufficiali. Però mi sembra che questi numeri giochino un po' troppo al ribasso, e del mio stesso avviso sono anche molti storici che hanno contestato questi numeri, perché si parla di circa 60.000 giustiziati, e tra questi solo 10.220 sarebbero stati giustiziati da Torquemada, il grande inquisitore spagnolo, confessore privato dei sovrani spagnoli Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, ed inoltre era anche il priore del convento domenicano di Santa Cruz. Torquemada era un uomo alto, magro, vegetariano, che dormiva su una panca, quindi un uomo molto rigido, molto duro, che aveva il potere di scegliere gli inquisitori da utilizzare nelle varie province.
La maggior parte delle donne accusate di stregoneria naturalmente erano innocenti, non erano delle vere streghe, ma erano o prostitute o delle levatrici oppure delle guaritrici, perché a quei tempi la gente non aveva, la povera gente, la gente contadina, non aveva le capacità economiche per rivolgersi alla medicina ufficiale perché era molto costosa e quindi si rivolgeva, diciamo, alle guaritrici di paese che lavoravano con le erbe officinali, preparavano tisane, intrugli, farmaci, ma non erano streghe, naturalmente. Le streghe erano anche accusate di provocare il male nei confronti della comunità, causando ad esempio temporali, morte del bestiame, morte di bambini, ma anche cattivi raccolti. E il legame tra le donne e il diavolo veniva sancito in questi consessi notturni che spesso avvenivano nei boschi, in luoghi isolati e che erano chiamati sabba. L'ultima donna condannata a morte per stregoneria è stata in Europa, è stata Anna Göldi nel 1782, ghigliottinata in Svizzera perché accusata di provocare, di aver provocato la malattia, della bambina di cui lei era avaglia. Lei infatti era una governante in casa, una domestica in una casa benestante, si occupava anche dell'educazione della bambina, ma la bambina, durante il periodo in cui Anna Göldi fu in quella casa, spesso dopo mangiato stava male, oppure i suoi giocattoli, i suoi vestiti venivano ritrovati con degli spilli infilzati. Quindi Anna fu accusata di essere una strega e a nulla valse, la sua proclamazione costante di innocenza, perché venne comunque ghigliottinata. L'Inquisizione spagnola nasce proprio su volontà, grazie alla volontà dei sovrani spagnoli Ferdinando e Isabella, venne istituita grazie a Papa Sisto IV e diciamo che questi sovrani spagnoli volevano, si sono occupati, hanno voluto la creazione dell'Inquisizione anche in Spagna. Soprattutto per verificare la vera portata della conversione degli ebrei che si erano convertiti al cattolicesimo, che erano chiamati conversos o marrani, e spesso veniva utilizzata la tortura per verificare che la loro conversione fosse proprio sentita. E l'attività dell'Inquisizione spagnola diciamo, si era diffusa anche nei territori dell'Impero spagnolo, quindi non solamente in Spagna, ma anche nel centro, nel Sud America e nel Sud Italia, nel Regno di Sicilia. E questi inquisitori non venivano scelti dal Papa, ma direttamente dai due sovrani, e visto che avevano il potere anche di fuoriuscire dai confini dell'impero, sono stati poi utilizzati come una specie di polizia segreta per cercare di sventare dei colpi, degli attacchi contro la figura dei sovrani, ad esempio, perché invece i giudici normali di un normale tribunale non avevano tutti questi poteri limitati, cioè ce li avevano solamente all'interno della Spagna. E secondo gli storici, dal 1480 fino al 1700 vennero promulgate circa 10 condanne capitali al giorno e dopo il 1484 l'Inquisizione spagnola non ha più funzionato. E adesso veniamo all'Inquisizione romana, il Sant'Uffizio, che diciamo, è sorto grazie a Papa Paolo III nel 1542 con la bolla Licet ab initio per estirpare tutti quei fermenti legati alla riforma protestante. E non tutti sanno che il Sant'Uffizio, la Santa Inquisizione è tuttora presente con un altro nome, però si chiama Dicastero per la dottrina della fede. Ha assunto questo nome dopo il 1965, dopo il Secondo Concilio Vaticano tenuto da Papa Paolo VI. La novità dell'Inquisizione romana rispetto all'Inquisizione medievale è proprio la creazione di un tribunale stabile
che condannasse appunto coloro che erano stati accusati. E questo tribunale era presieduto da un ecclesiastico nominato di volta in volta dallo stesso Papa, il quale appunto questo ecclesiastico doveva stabilire mantenere il dogma della fede cattolica, estirpare gli errori di interpretazione della fede cattolica, ma anche bisognava estirpare tutte quelle dottrine che andavano contro la fede cattolica. E per questo venne creato l'Indice dei Libri Proibiti nel 1559, grazie a Papa Paolo IV. Questo indice venne rinnovato fino ai primi del 1900 e venne poi soppresso solamente nel 1966. Quindi noi fino a pochi decenni fa avevamo ancora l'Indice dei Libri Proibiti. Tra i processi famosi della Santa Inquisizione ricordiamo il processo contro Giordano Bruno, che fu arso sul rogo a Campo dei Fiori nel 1600. Abbiamo il famosissimo processo contro Galileo Galilei, che poi è stato costretto ad abiurare le sue teorie astronomiche per non fare la fine di Giordano Bruno. E poi abbiamo anche i cinque processi con tortura contro Tommaso Campanella, il filosofo, il quale è stato condannato a 30 anni di carcere, quindi all'ergastolo. Ma essendo lui il protetto dei medici, è riuscito a non fare questa sua condanna in prigione, ma in ritiro in una villa dei medici, in una villa ad Arcetri. Arcetri, sì. In materia di fede, la Santa Inquisizione diceva che la sua autorità si estendeva sopra qualunque persona di qualunque grado, condizione e dignità, ossia vescovi, magistrati, comunità. I magistrati e i giudici erano tenuti ad eseguire i suoi decreti sotto pena di scomunica. A Roma dal 1500 in poi gli inquisitori erano nominati direttamente dal Papa tra i cardinali appartenenti alla congrega della Santa Inquisizione. Gli inquisitori quindi procedevano contro gli eretici, contro i sospetti di una falsa credenza e contro quelli che impediscono agli inquisitori di esercitare liberamente il loro ufficio. Contro i pagani che battezzati ritornano a professare il paganesimo, contro i malefici e sortilegi che tentano di danneggiare il prossimo, contro i divinatori e i maghi, coloro che in dispute, discorsi e scritti privati sostengono che la Vergine non sia stata concepita senza peccato. Contro chi celebra la messa e ascolta le confessioni, non essendo sacerdote, e contro i testimoni falsi. Contro i giudei e altri infedeli, se negano le verità cristiane, se facciano sacrifici ai demoni e cerchino di indurre i cristiani a seguirli. Non c'erano delle regole prestabilite per stabilire se bisognasse o meno utilizzare la tortura. Questo era una decisione che variava a seconda dei vari processi, a seconda di chi ci si trovava dinanzi. E le regole, diciamo, per stabilire se la tortura dovesse essere utilizzata o meno erano le seguenti. Si tortura chi vacilla nelle risposte, sempre negando i campi d'accusa principali, i capi d'accusa principali. Se invece negasse una volta e poi confessasse con pentimento, non verrebbe considerato uno che vacilla, ma un eretico penitente e verrebbe condannato. Si tortura chi è stato diffamato e ha contro anche un solo testimone. La pubblica nomea più un testimone sono sufficienti. Si tortura il diffamato contro cui ci siano gravi indizi. Nel caso dei preti, basta la diffamazione. Si tortura chi ha più indizi a proprio carico anche senza nessun testimone. Non si tortura se c'è solo diffamazione, a differenza dei preti, o solo un testimone contro, o solo un indizio.
In un normale processo accusatorio che seguiva il diritto romano, avveniva il confronto fra un accusato, un accusatore e il giudice doveva stabilire se fosse o meno colpevole. Invece, in un processo inquisitorio romano, l'accusatore era il giudice stesso che aveva svolto indagini private, segrete e preventive nei confronti dell'accusato. In questo processo non era ammessa, la presenza del pubblico o dell'avvocato difensore, quindi l'accusato non aveva chi lo difendesse, a differenza di quanto avveniva normalmente in un normale processo. E per giungere alla condanna era sufficiente la testimonianza univoca di due testimoni, oppure la confessione dell'imputato che veniva estorta con la tortura. Durante il processo l'imputato era tenuto in carcere e la durata del processo non era stabilita prima, era a discrezione del giudice, quindi poteva durare anche mesi se il giudice andava così. E se non veniva raggiunta la prova della colpevolezza, quindi se l'imputato non confessava, per eliminare le eventuali contraddizioni presenti nelle deposizioni, l'imputato veniva torturato. La tortura prediletta era quella della corda. Allora, l'imputato veniva denudato, le braccia venivano legate dietro la schiena, veniva issato tramite una carrucola al soffitto e veniva lasciato in quella posizione per circa mezz'ora, oppure veniva issato con la carrucola al soffitto e gli venivano dati dei violenti strattoni su e giù con la corda per provocargli la lussazione e la rottura di scapole, articolazioni, in maniera da farlo soffrire, oppure non veniva issato con la carrucola al soffitto, ma veniva strattonato con la corda da terra. Oppure molte volte, quando era issato con la carrucola al soffitto, veniva poi bruciato con la fiamma di una candela sulle gambe, sui piedi, sulle zone più sensibili. E la tortura poteva essere usata più volte nel corso di un processo. E se l'accusa veniva poi accertata, il tribunale inquisitorio chiedeva all'imputato di abiurare, cioè di rinnegare le proprie convinzioni. Quindi, se l'imputato abiurava, allora veniva solamente condannato, ma non a morte, e in molti casi veniva obbligato a vita ad indossare l'abitello, che era una veste color giallo con due croci rosse sul petto e sulla schiena, in modo che venisse identificato pubblicamente come un eretico penitente. Oppure veniva portato in carcere, questo se abiurava. Se invece l'imputato era recidivo, veniva condannato a morte e se si pentiva, prima di essere condannato a morte, veniva strangolato o impiccato e poi arso a rogo come atto di clemenza. Se invece non si pentiva, veniva bruciato vivo. La pena però non veniva eseguita dall'autorità ecclesiastica perché un ecclesiastico non poteva spargere sangue e quindi la pena capitale veniva eseguita dall'autorità civile tramite il braccio secolare. Però spesso la Chiesa si raccomandava che non venisse sparso del sangue ed è per questo che l'imputato veniva arso sul rogo perché così non c'era spargimento di sangue. Negli ultimi decenni, però, alcuni studiosi hanno apportato una teoria un po' revisionista riguardo alla Inquisizione, al movimento proprio dell'Inquisizione, sia quella medievale, sia quella spagnola, sia quella romana, parlando di leggenda nera dell'Inquisizione, soprattutto lo storico Christopher Black. Il quale afferma che l'Inquisizione non fu una presenza così massiccia come la leggenda vorrebbe far pensare, non fu una storia così macabra, le condanne a morte in realtà furono poche, il ricorso alla tortura fu più raro di quanto non venisse effettuato normalmente dai signorotti locali che torturavano e uccidevano, la povera gente. E inoltre veniva denunciato principalmente coloro ai quali si potevano confiscare poi i beni per poter, ad esempio, stipendiare anche gli inquisitori.
anche se raramente in realtà sono stati denunciati come colpevoli dei benestanti. Quindi, insomma, oggigiorno c'è anche questa teoria che tende un po' a sminuire l'importanza dell'Inquisizione. Se voi avete dei pareri, sapete cose che io non ho detto, anche perché ne ho trattato brevemente, essendo appunto un temone, scrivetelo pure nei commenti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!